Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Mi chiamo Giuliana, sono di Fuscaldo, provincia di Cosenza. Sono socio lavoratore della cooperativa sociale Il Segno. Il mio motto è la cura dell'altro come via allo sviluppo. Grazie Giuliana per averci accolti. Cosa è Il Segno? Il Segno è una cooperativa sociale di tipo B, nasce circa 18 anni fa a Fuscaldo, da alcuni giovani che insieme a Suor Tiziana Masnada, che è una suora del bambino Gesù, stavano facendo un percorso di crescita, di discernimento all'interno del gruppo di azione cattolica parrocchiale. Quindi eravamo, mi ci metto dentro anch'io, appunto dei giovani che praticavano la parrocchia e l'azione cattolica. Alla nostra richiesta di crescita e di sviluppo in questo territorio, cioè noi volevamo, come giovani di Azione Cattolica, volevamo trovare qualcosa, trovare uno sbocco lavorativo nel posto in cui noi siamo nati. Suor Tiziana è una modellista nel campo dell'abbigliamento, ha lavorato tanti anni in fabbrica e in quegli anni faceva dei corsi di cucito per le ragazze, le giovani del territorio. E quindi abbiamo, tra virgolette, sfruttato la sua competenza ed è nata la cooperativa sociale Il Segno, inizialmente una cooperativa tessile. Per i primi anni ci siamo occupati di costruire, realizzare oggetti di arredo casalingo, presine, ricami, asciugamani, corredi neonato. A un certo punto ci siamo resi conto però che solo questo non bastava e allora spinti da un'altra socia della cooperativa, anch'essa bergamasca, ci siamo un po', tra virgolette, buttati sull'agricoltura e sull'agricoltura biologica. Questo è un territorio prettamente agricolo, vocato all'agricoltura, un territorio dove le famiglie ancora oggi producono e trovano sostentamento da questa attività. E in più le famiglie ancora oggi fanno le conserve casalinghe, quindi tutto ciò che la terra gli dona viene anche poi trasformato. E quindi ci siamo detti perché no? Proviamo ad investire le nostre competenze, le nostre potenzialità su questo settore, che secondo noi era il settore di punta del territorio. Se vogliamo dare un segno ai giovani, non puoi fare un'industria dove industrie non ce ne sono, devi provare a far vedere ai giovani che puoi crearti lavoro con quello che il territorio ti offre. E in questo momento, secondo noi, all'epoca o comunque in questi anni, è l'agricoltura. E quindi abbiamo iniziato con questa attività.
Parlavi prima di cooperativa sociale di categoria B, permettimi una battuta, quindi che si apre soprattutto a categorie particolari, però ho letto principalmente sul sito che vi rivolgete alle donne, sono una categoria speciale. Sì, no, no, no. Allora, la cooperativa Il Segno è una cooperativa fatta a maggioranza di donne, proprio perché un po' quelle che ci siamo abituate, vabbè, Suor Tiziana faceva appunto i corsi di taglio e cucito per le donne. E poi un po' il gruppo storico che ha fatto nascere la cooperativa è a prevalenza femminile, un po' perché le donne hanno un po' più tempo, o comunque le giovani donne hanno un po' più tempo, magari gli uomini si mettono a lavorare già presto, no? Nelle ditte edili piuttosto che come muratori e come camerieri. Come cooperativa diciamo che ci rivolgiamo prevalentemente alle fasce deboli della società. Quindi cooperativa B nel senso di rivolgerci a soggetti svantaggiati. Abbiamo avuto l'opportunità di inserire al lavoro o comunque di avere delle borse lavoro anche attraverso la Caritas diocesana. Abbiamo avuto delle forme di alternanza e forme alternative alla detenzione, quindi per periodi abbiamo ospitato anche dei soggetti che avevano avuto dei problemi di giustizia che poi hanno, insieme con noi, hanno sanato i loro problemi con la giustizia. E poi, certo, se dobbiamo prediligere un po' per conformazione le donne, magari si predilige anche su alcuni lavori, le donne sono anche più vocate, se vuoi, no? Ad esempio sulle conserve. È più facile avere delle donne o comunque appassionate di cucina o di conserve piuttosto che degli uomini. Sul raccolto? Sul raccolto gli uomini. Ecco. Ma non necessariamente, ad esempio nei campi c'è un giovane fuscaldese che ha perso il lavoro al nord, ha fatto un lavoro al nord per tantissimi anni, poi tornato a Fuscaldo ha iniziato a lavorare con noi, lavora con noi già da 5-6 anni, però accanto a lui ci sono anch'io, quindi diciamo che è un lavoro a pari merito uomo-donna nei Ok, campi. quindi non discriminiamo gli No, uomini. no, no, Ok. assolutamente no. Poi i lavori più faticosi li fanno sempre gli uomini. Certo, Però diciamo che le donne non siamo da nel meno, rispetto delle varie opportunità. nel rispetto delle varie opportunità. Dalle cose che hai detto, a me personalmente, per la mia sensibilità, mi veniva in mente l'ambiente dell'oratorio, su più aspetti, tra l'altro l'avviamento professionale e l'educazione in sé, eppure perché no, l'aspetto del coinvolgimento delle categorie disagiate. Poi accennavi anche alla presenza di Suor Tiziana, fondamentale. Insomma, il rapporto con la Chiesa, in particolare poi in che modo vi ha supportato il progetto Policoro? Beh, allora, noi fondamentalmente nasciamo da un'esperienza di chiesa, perché come dicevo all'inizio, eravamo giovani che ruotavano o comunque sono cresciuti all'interno dell'azione cattolica parrocchiale. Poi, soprattutto nei primi anni, ci ritrovavamo come giovani che stavano appunto camminando insieme per creare sviluppo in questo territorio. Una cosa molto bella che facevamo i primi anni come giovani insieme a Suor Tiziana era quella di trovarci a pregare una volta alla settimana ed è stata fondamentale per la nostra formazione ma anche proprio per rimanere insieme ai primi tempi. Quindi è stato sempre un rapporto di reciprocità quello che abbiamo avuto con la Chiesa. Con il progetto Policoro in particolare noi siamo un gesto concreto del progetto Policoro, quindi all'inizio ci hanno aiutato proprio l'incontro con l'animatore di comunità, con il tutor nella parte iniziale del progetto e oggi ci aiuta e ci permette di rimanere insieme, di fare rete insieme. Quindi non solo supportarci a vicenda, ma anche provare ad aiutarci a vicenda dove facciamo un po' più fatica. Ad esempio, noi i primi anni quando abbiamo aperto la nostra bottega, l'abbiamo aperta su Paola, l'idea iniziale è stata quella di inserire all'interno della nostra bottega alcuni prodotti realizzati dai gesti concreti del progetto Policoro, quindi provare anche a supportarci a vicenda in questo. Ma anche solo facendo conoscere altri gesti concreti. Ad esempio, noi durante i mesi estivi facciamo dei campi di reciprocità con gruppi del Nord Italia. E ci capita spesso di avere dei gruppi che dicono: ma forse
Fateci conoscere la bella Calabria. Un po' il nostro sogno è quello di far conoscere una Calabria diversa rispetto a quello che i media raccontano. E tra i gesti concreti del progetto Policoro della Calabria, spesso capita di accompagnare dei gruppi a far conoscere altri gesti concreti. La vicinanza al santuario vi aiuta? Può aiutarvi? È un potenziale? La vicinanza al santuario. Un'opportunità? Sì, allora noi per un po' di anni abbiamo avuto la nostra bottega proprio all'interno del santuario, proprio nei pressi del santuario. Sicuramente aiuta, aiuta perché magari i turisti se vengono al santuario, magari ogni tanto c'è qualcuno che li invita a venirci a trovare, se qualcuno chiede un negozio di prodotti tipici spesso gli indicano la nostra realtà. Poi noi come punto vendita diciamo che lavoriamo molto spesso, cioè un po' di più d'estate o durante le vacanze di Natale. E poi per il resto i nostri prodotti sappiamo benissimo che non sono per un mercato locale perché appunto come dicevo all'inizio le famiglie del posto si fanno le conserve in casa. Però ci rivolgiamo a gruppi di acquisto solidale, nella maggioranza del Nord Italia. Volendo rivolgerti ai giovani che ci ascoltano, che sono i primi destinatari di questo programma, te la sentiresti di stimolarli, di presentarti a loro come esempio e quindi di invitarli a percorrere, delle strade simili alle vostre, soprattutto per cercare di fermare questa emorragia dei giovani verso il nord e quindi liberi di restare al sud qualora volessero restare a casa loro? Sì, io un messaggio che mi sento di dare ai giovani è quello di avere passione per il proprio territorio e avere passione per il proprio territorio vuol dire sicuramente spendersi e sicuramente investire in sacrifici. Non è semplice, lavorare al sud non è una cosa semplice. Per una marea di problemi, se vogliamo, dai problemi burocratici a quelli un po' più di territorio. Però se uno ha veramente a cuore il luogo dove è nato, ce la può fare, però ce la può fare con non pochi sacrifici. Deve essere consapevole, ci vuole la consapevolezza che è un lavoro che sicuramente ripaga. Ci vuole la consapevolezza che lavorare al sud non si diventerà ricchissimi, ci vuole la consapevolezza che lavorare al sud bisogna investirci del tempo, molto più tempo rispetto a quello che magari si investe in altre parti d'Italia. A questo punto l'intervista è terminata. Di solito noi chiediamo al protagonista del giorno, in questo caso a te, se ci permetti di visitare i vostri spazi, i vostri ambienti. Sicuramente. Rieccoci, siamo con Giuliana, siamo a Paola, in provincia di Cosenza, in Calabria. Stiamo parlando ancora una volta di cooperative, di giovani, di lavoro, di progetto Policoro. È il momento del tutorial. Giuliana, di cosa ci parlerete? Allora, come vi ho detto nell'intervista, noi ci occupiamo prevalentemente di conserve alimentari.
Oggi la ricetta che vi proponiamo nel tutorial è una ricetta riferita prevalentemente per le massaie che ci seguono da casa, perché è la conservazione dei peperoncini. Dopo aver visto appunto la ricetta dei peperoncini che tutte le massaie possono fare in casa, vi mostrerò un gioco in scatola che come cooperativa abbiamo inventato, prodotto e distribuito, che si chiama Opportunity, dedicato appunto ai giovani e agli educatori dei gruppi giovanili delle parrocchie, non solo, ai professori, per aiutare i giovani ad intrecciare dei percorsi sul progetto di vita, sul futuro. Prendiamo dei peperoncini appassiti, che sono naturalmente appassiti sulla pianta, e li tagliamo a listarelle, tentando di eliminare per quanto possibile i semi all'interno, e li tagliamo il più sottile possibile. Dopo prendiamo un po' di olio extravergine di oliva, lo versiamo in una padella. Facciamo scaldare bene l'olio. Prendiamo i peperoncini che abbiamo appena tagliato, dopo che l'olio è stato scaldato. Abbiamo la ciotola con i nostri peperoncini e li versiamo nell'olio caldo. Poi mettiamo dentro un pizzico di sale, per condire il nostro peperoncino, un po' di aglio, questo è dell'aglio essiccato, e giriamo. Facciamo cuocere per circa 5 minuti. Quando i nostri peperoncini sono cotti, spegniamo il fuoco e buttiamo dentro un po' di prezzemolo essiccato per aiutare un po' il condimento. Rigiriamo, prendiamo i nostri peperoncini e con l'aiuto di un cucchiaio riempiamo i nostri vasetti, dove abbiamo già messo un po' di olio sulla base per evitare che facciano delle bolle d'aria. Mettiamo dentro i nostri peperoncini ancora caldi e li abbassiamo con l'aiuto di un cucchiaio e aggiungiamo il nostro olio extravergine di oliva fino a coprire i nostri peperoncini. Cerchiamo di non lasciare delle bolle d'aria all'interno, così il nostro peperoncino così caldo e con l'olio, dopo aver messo l'olio, possiamo tappare e in questo modo evitiamo di pastorizzare e il nostro vasetto farà in maniera autonoma il sottovuoto. Questa è una conserva casalinga che può essere fatta in tutte le case, da tutte le massaie, e si può utilizzare l'olio che nel frattempo diventa piccante, almeno un mese di conservazione prima di riaprire i nostri vasetti, e man mano che l'olio diminuisce possiamo sempre aggiungere dell'olio extravergine di oliva e mantenere sempre alto il livello, in modo che abbiamo sempre dell'olio piccante nella nostra dispensa da poter utilizzare. Adesso questo che possiamo vedere è il prodotto finito, e dopodiché noi aggiungiamo la nostra etichetta per poterlo mettere in vendita. Ovviamente per la vendita c'è prima di tutto un processo di pastorizzazione che i vasetti, a cui i vasetti vengono sottoposti. Chi lo fa in casa può evitare il processo di pastorizzazione e conserva in dispensa il vasetto appena conservato. Questo è un gioco in scatola che abbiamo inventato e prodotto come cooperativa sociale Il Segno. Si chiama Opportunity. Opportunity è un gioco adatto ai ragazzi dai 14 anni in su, per 6 o più giocatori,
e aiuta, vuole aiutare gli educatori e gli animatori dei gruppi ad animare i propri gruppi giovanili appunto sui temi delle scelte e del progetto di vita. È diviso in due fasi il gioco vero e proprio. La prima fase è data da questo tabellone che ripercorre un po' il classico gioco dell'oca. Abbiamo un mazzo di carte pensa e un mazzo di carte decidi. Al gioco ogni giocatore avrà in mano una pedina che rappresenta tre giovani nati al nord Italia che sono Marzia, Igor e Stefano. Poi abbiamo due giovani nati al sud Italia che sono Gennaro e Concetta. Inoltre, nella ristampa abbiamo Ahmed, che è un giovane straniero nato in Egitto che abita a Torino. All'inizio del gioco, ogni giocatore avrà un budget di carte. Avrà delle carte relazione, avrà delle carte istruzione, delle carte salute e delle carte denaro. Il gioco consiste, come tutti i giochi dell'oca, nel tirare dei dadi. È formato da dadi numerici e dadi probabilità. I ragazzi nati al nord Italia tireranno i dadi numerici e il dado probabilità di colore verde. I ragazzi nati al sud tireranno i dadi numerici e il dado probabilità di colore arancione. In base all'andamento del gioco, ogni giocatore dovrà portare la sua pedina fino al compimento del 25° anno di età, guadagnando o perdendo delle carte. Alla fine del gioco, col budget di carte che ogni giocatore ha, dovrà effettuare delle scelte per entrare appunto nel mondo degli adulti e quindi cercare una compagnia, cercare un mezzo di trasporto, cercare lavoro e cercare casa. Ognuna di queste scelte implica il dispendio di alcune carte: carte denaro, carte salute, carte relazione e carte istruzione. Davvero molto interessante sia l'aspetto culinario, tra virgolette, relativo alla preparazione del peperoncino, quindi suggerimenti alle massaie, ma anche l'aspetto più educativo attraverso uno strumento concreto. Siamo alle battute finali. Non possiamo che ringraziarti, ringraziare i ragazzi che hanno collaborato, le persone che camminano con te ogni giorno e che rendono concreto questo Grazie. segno. E non so se ti senti di dire un'ultima parola ai nostri telespettatori. Beh, la cosa che mi viene in mente è se puoi crederci, ce la puoi fare. È la cosa più immediata che mi viene in mente. Grazie, grazie a voi.